CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linken. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 085 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Bene, allora, buonasera a tutti, vi ringrazio per l'applauso e anche perché, come dire, vi siete ostinati a rimanere nonostante il freddo e la temperatura non molto edificante per questo periodo. Per la verità stavo un po' aspettando, perché sto aspettando la mia mascotte a cui avevo promesso che sarebbe salito con me al primo comizio, ed è Giuseppe Fioretti Junior, che arriverà fra poco. Innanzitutto vi ringrazio e volevo dare voce e farvi conoscere le nostre liste, cioè quelle che appoggeranno la mia candidatura, che sono due, una riferente alla lista Mastro Giacomo sindaco e l'altra alla Rosa Bianca capeggiata da Franco Novelli. E vorrei invitare le signorine a venire sul palco per leggere i nominativi delle liste. Prego Anna. Brava Anna! Buonasera a tutti, sono Angela Cascarano e sono candidata nella lista civica Mastro Giacomo Sindaco. Adesso continuo con l'elencarvi gli altri candidati di questa lista. Cascarano Angela Immacolata, De Martino Valentina, Faleo Antonio, Gaeta Vincenzo Paolo, Gaggiano Ernesto, Garofalo Giovanna, Gatta Luigi, Marchese Filomena Nicola, Mennuti Francesco, Nardulli Ciro, Picchirallo Alfonso, Raffaele Antonio, Sardella Rocco, Sasso Vito Antonio, Vitale Alfonso Gerardo, Zanni Lucia. Adesso passo la parola ad Anna Rita Natale, che presenterà l'altra lista. Grazie per l'ascolto. Grazie. Carissimi e carissimi elettori, buonasera. Mi presento, sono la candidata Natalia Annarita per la lista Libertà e Solidarietà. Adesso passerò ad elencarvi gli altri candidati della seguente lista. Novelli Francesco, Taronna Lorenzina, Manzi Tiziana, Iannuzzi Mario, Di Stefano Antonio Alessandro, Fioretti Matteo, Petronio Palmira, La Bellarte Annalisa, Algerino Antonio e Schettini Roberto. A questo punto passo la parola al candidato sindaco Costantino Mastro Giacomo, grazie. Allora, grazie mille, ringrazio le candidate che hanno presentato le liste. Volevo anche ringraziare a Giuseppe, a cui avevo promesso che sarebbe venuto con me sul palco, anche perché, come dire, è reduce di un'andata a Roma, per cui ha portato i saluti di Ortanova al Papa, che ha ricambiato. È vero, e lo ringrazio, sarà la nostra mascotte. Bene, rotto un po' il ghiaccio e, come dire, devo però dirvi che non sono abituato ovviamente a fare comizi, non è il mio mestiere, sono abituato però a parlare con la gente, il lavoro che faccio mi porta quotidianamente, come dire, ad avere contatti e in questo modo ho anche la sensazione di quello che è la percezione del disagio e del fabbisogno della società. Prima di passare ad elencare quello che è la nostra programmazione, il nostro progetto, volevo chiedere a me, ma anche a voi, il motivo di questa candidatura, cioè perché ci troviamo in questa situazione quando probabilmente dovevamo aspettare a una conclusione naturale della legislazione. Per cui
Io mi chiedo perché stiamo in questa situazione, probabilmente non per colpa mia, nemmeno per colpa vostra, probabilmente qualcuno che, come dire, non ha in qualche modo ottemperato a quello che era il mandato dato dagli elettori. Per cui noi partecipiamo a questa competizione non sicuramente per arrivare al raggiungimento di una poltrona, ma alla realizzazione di un progetto che noi abbiamo iniziato qualche tempo fa e che probabilmente, come dire, ci vede impegnati in questa competizione per tentare di realizzarlo. È un progetto che parte, come dire, da lontano, da qualche anno a questa parte, dove abbiamo ritenuto necessario, come dire, individuare quali erano le difficoltà del nostro territorio e programmare una eventuale soluzione, quella che potevamo pensare al meglio delle nostre possibilità. Avremmo fatto volentieri a meno a stare in questa competizione perché probabilmente non siamo abituati a lottare con chi la politica la fa da professione, da professionisti. Abbiamo, come dire, avuto la necessità di competere in questo momento perché probabilmente non abbiamo trovato nella politica classica quella che era un po' il sostegno o il soddisfacimento dei nostri programmi, delle nostre esigenze. E sono esigenze che noi troviamo, come dire, disagi quotidiani che abbiamo a che fare col nostro vivere sociale. Io volevo sottolineare un aspetto fondamentale per noi. Per noi la politica non è arrivare alla poltrona, ma probabilmente il soddisfacimento delle esigenze sociali. Esigenze sociali che arrivano da quelle che sono, come dire, il vivere quotidiano, cioè quello che la gente sente come esigenza. E che cosa oggi noi sentiamo a cui dover rispondere? Probabilmente a un'esigenza di lavoro che ci manca, a un'esigenza che ci porta a trovare soluzioni diverse per quanto riguarda il vivere quotidiano. Il nostro territorio che ha bisogno di attenzione e di programmazione, una programmazione che deve poi portare il benessere a chi, come dire, quotidianamente cerca di fare i salti mortali per arrivare, come dire, a portare un reddito a casa. E questo reddito probabilmente ci può solo venire dall'agricoltura, da quello che abbiamo. Che cosa abbiamo a disposizione? Sicuramente noi non abbiamo acciaierie, non abbiamo mari, abbiamo la terra e da questo noi dobbiamo ripartire. Ripartiamo come? Dando una programmazione che sicuramente c'è bisogno del comune per farla andare molto più veloce. Sicuramente ogni singola azienda, ognuno di noi è troppo piccolo rispetto al mondo intero. Per cui dobbiamo convincerci che l'unica possibilità che abbiamo è quella di organizzarci in consorzi, in OP, che ci devono poi portare alla possibilità di reperire fondi comunitari che molto spesso vanno indietro senza che nessuno ne approfitti. Allora abbiamo questa necessità di individuare quali che sono quello che è la programmazione e noi abbiamo pensato che singolarmente probabilmente saremmo troppo piccoli rispetto al mondo intero per poterlo fare. Certo, non facciamo i buon samaritani, ognuno di noi probabilmente ha interesse e siamo convinti che se stiamo bene un po' tutti quanti staremo bene anche noi. E da dove partiamo? Dal far star bene il nostro produttore, il nostro agricoltore, l'agricoltore che quotidianamente comunque si impegna per trovare un reddito. Dicevo delle 80 euro in busta paga, vabbè, le 80 euro il governo ben venga, lo faccia per tutti,
però quello che abbiamo noi, come dire, da verificare è chi ha questa benedetta busta paga. Probabilmente in mezzo a noi non c'è tanta gente che abbia questa possibilità di reperire questi fondi che mettono a disposizione. Allora, che cosa pensiamo di fare? Siccome non riteniamo che gli altri possano venirci a risolvere i problemi che noi abbiamo, allora ci siamo dati da fare da soli. Che cos'è che stiamo facendo? Stiamo solo tentando di portare progettualità dove, potendo eventualmente avere il sostegno del pubblico, riuscire ad individuare quelle che sono le opportunità per far finanziare programmi e progetti che possono dare opportunità di lavoro. Questa opportunità di lavoro che noi abbiamo probabilmente innescherà quel volano che permetterà un po' a tutti quanti di cominciare a uscire da quel baratro finanziario che abbiamo e stiamo sopportando, perché evidentemente stiamo tutti quanti sott'acqua, siamo tutti quanti con mille difficoltà, sia le aziende, sia le piccole imprese, sia gli artigiani, sia i commercianti. E allora che cosa succede? Se noi avessimo la possibilità di individuare quelle che sono, come dire, le priorità, e noi le abbiamo individuate come? Dando opportunità all'agricoltore di poter realizzare quelle che sono i sogni e che comunque, come dire, un reddito che ci viene dall'agricoltura. Bene, noi abbiamo individuato delle azioni che stiamo portando avanti. Le azioni che stiamo portando avanti da anni sono quelle che vi dicevo prima in maniera un po' troppo confusa, della programmazione. La programmazione che cosa significa? Che il comune, che comunque dovrebbe fare da capofila, deve individuare quelle che sono le linee programmatiche del nostro territorio. Individuarle per fare che cosa? Per dare l'indirizzo all'agricoltore di che cosa deve produrre. Qual è una delle nostre difficoltà quotidiane? Quella di non sapere che prodotti mettere, che cosa piantare. Bene. Con questo sistema che vi accennavo prima in maniera molto confusa, quella del sistema di client e server, che cosa significa? Che ogni produttore potrà individuare quelle che sono le proprie produzioni, comunicarle al server, il quale probabilmente, fatto 100 la produzione locale, saprà in quel momento individuare quali che possono essere le sovrapproduzioni e a quel punto come dire, indicare se varrebbe la pena o meno continuare su quella scia. Esempio, noi in alcuni anni pensiamo che, come dire, mettere sempre il pomodoro ci porti dei redditi. Probabilmente con questo tipo di sistema che cosa succede? Che noi andremo a individuare quali che sono il surplus delle produzioni e bloccare eventualmente e indicare che su quella produzione non c'è più possibilità comunque di guadagno o di reddito, per cui probabilmente potrebbe essere necessario mettere altri tipi di produzioni, altre produzioni che possono meglio sopperire alle esigenze economiche del nostro territorio. E questo è quello che pensiamo di fare. Pensiamo di fare questo tipo di attività, e sono delle progettualità che in qualche modo noi già abbiamo individuato e nei prossimi giorni avremo modo di espletarlo materialmente, di farvelo vedere. L'altra cosa che avevamo pensato e che pensiamo che sia necessario anche l'apporto del comune o comunque dell'ente pubblico, è quello che dicevo prima delle piattaforme commerciali, cioè organizzare a livello locale quei consorzi, quelle OP che devono maggiormente concentrare il potere contrattuale per poter poi eventualmente soddisfare quelle che sono le esigenze di piattaforme che noi andremo a individuare in altre località, dove probabilmente lo stesso comune può, come dire, partecipare. E voi capite bene che se lo facessi io singola azienda su queste cose avrei una minore possibilità di successo. Se questo invece fosse confortato dal consorzio e da una joint venture tra pubblico e privato, probabilmente potrebbe avere maggiore possibilità di successo. Ed è di questo che stiamo parlando. Come stiamo parlando anche della possibilità di reperire fondi a livello comunitario, regionale e nazionale per dare la possibilità di realizzare quei progetti che a noi probabilmente necessitano. Allora, con questa filosofia noi dobbiamo approcciare il mondo agricolo, con una filosofia e una tecnologia che probabilmente oggi necessita al mondo intero. Allora, questa è una delle opportunità.
Questa opportunità, che può essere rilevata anche da sistemi di rilevamento che potranno in qualche maniera indicarci quali sono le zone della nostra realtà, del nostro territorio, di Ortanova, ma ancor meglio dei 5 reali siti, perché probabilmente ognuno dei nostri proprietari ha, come dire, terreni che, come dire, si accavallano tra i vari comuni, che possono essere quelli dei paesi limitrofi, Ortanova, Sornarella, Carapelle e Ordona. A quel punto potrebbe essere necessario individuare quali sono i luoghi di maggiore produzione, dove c'è maggiore opportunità di acqua, dove ci sono altri tipi di rilevamento. E la stessa cosa evidentemente noi la potremmo fare, perché abbiamo detto che i nostri obiettivi sono agricoltura, sono ambiente, sociale. Allora, che cosa succede? Nel momento in cui noi utilizziamo uno stesso programma per l'agricoltura, quello andrà bene anche per l'ambiente, perché ci potrà dire nello stesso momento che cosa noi abbiamo a disposizione su quel determinato territorio, con le fotogrammetrie, con il rilevamento geosatellitari, per cui in quella maniera noi sapremo in tempo reale se ci sono degli inquinamenti o meno su quel territorio. E a questo punto è importante anche definire una cosa: non possiamo avere agricoltura di qualità, agricoltura, se l'ambiente non è pulito, ed è questo, mi sembra, fondamentale. Per questo dicevo che probabilmente questo è necessario ed è utile, perché in quella maniera, come dire, non ci può essere agricoltura di qualità se non c'è ambiente, e questo anche per consentire eventualmente di creare quel valore aggiunto dagli scarti che noi andiamo a produrre. Per cui in agricoltura noi produciamo tanti di quegli scarti che probabilmente danneggiano l'agricoltura stessa se li andassimo a interrare, mentre probabilmente con gli scarti di potatura, con quello che noi, gli scarti anche di lavorazione delle industrie, dei prodotti agricoli, potrebbero diventare materia prima per ammendante, potrebbero diventare materia prima per inceneritori che ci sono qui vicino, che probabilmente, come dire, noi eviteremmo sempre di portare nei nostri territori, ma che comunque, se parliamo qua vicino a Melfi, già ci sono, per cui utilizzeremmo anche quel discorso dei 70 km che la normativa ci consente di fare per, come dire, poter portare tutto quello che produciamo in questi contenitori, che potrebbero sicuramente essere come fonti alternative di energia, oppure ammendanti. Ed è questo, come dire, strettamente legato alla produzione agricola. A questo dovremmo anche aggiungere quello che è il sociale, a cui non abbiamo accennato, ed è quello del sostegno alle famiglie realmente bisognose soprattutto. La riduzione della pressione fiscale, con la riduzione soprattutto degli sprechi e da quello che potrebbe venire dalla differenziata, recupero delle tradizioni per meglio riconoscere il nostro territorio, realizzazione di strutture per anziani. Vi sto dicendo questo per cenni, ma poi avremo modo di poterlo approfondire singolarmente, perché sono cose che si sono già avviate, si stanno avviando, e che probabilmente, come dire, espliciteremo meglio in altre sedute, perché, come spesso mi capita dire, le idee non hanno targhe, probabilmente chi le recepisce in una certa maniera non le realizza rispetto a chi le ha pensate originariamente.
Allora, quello che a noi dovrebbe essere importante anche pensare di realizzare, ripeto, strutture per anziani, recupero del territorio, ma un'altra cosa che vorremmo sottolineare, ci sembra fondamentale, è che noi abbiamo bisogno di far venire fuori le eccellenze del nostro territorio, che in qualche maniera noi già avevamo, come dire, programmato in questo periodo, e che sicuramente non l'abbiamo fatto perché ci siamo candidati, ma perché il nostro lavoro di sempre lo facciamo da anni. E abbiamo tirato fuori quello che è il territorio qui di Ortanova, e abbiamo iniziato dal settore agricolo, abbiamo iniziato dal settore sportivo, musicale, perché abbiamo individuato delle eccellenze locali che probabilmente noi non diamo tanta importanza, ma che fuori dal nostro territorio vengono in qualche maniera enfatizzati, perché pensiamo a Festa, pensiamo ad Ariemma, che sono dei ragazzi nostri, ma pensiamo anche a quello che è, come dire, la professionalità dei nostri ragazzi. Noi abbiamo, e questo avete modo di verificarlo voi stessi, competenze a livello locale che vanno al di là della nostra immaginazione. Abbiamo professionisti sia nel settore ingegneristico ma anche in altri, che probabilmente hanno pensato anche come risparmiare, hanno fatto dei programmi sul risparmio energetico dei beni del comune, e già questo significa, dare incremento alle nostre economie, risparmiare. Pensate che ripresenteremo dei progetti dove c'è la possibilità di risparmio intorno a 200-300 mila euro, che sono già fonti per poter individuare e finalizzarle su altre iniziative. Allora, di questo noi dobbiamo parlare, di opportunità del nostro territorio, nel valorizzare i nostri ragazzi. Io chiamo ragazzi anche se sono fior fior di professionisti, sono persone che hanno, competenza, hanno cultura, sono i nostri figli che abbiamo mandato, a studiare, e che probabilmente rispetto a quello che i nostri genitori ci hanno dato, cioè la possibilità di andar via o rimanere, noi oggi abbiamo solo una possibilità che stiamo dando a loro, quella di rimanere qua, perché chi va in giro sa benissimo che in altre realtà stanno forse peggio di noi, e che per guadagnare i 1.000-1.500 euro hanno bisogno di fare due o tre lavori, mentre noi probabilmente col nostro territorio potremmo senz'altro valorizzarli senza farli andare in giro e trovare, mortificazioni, umiliazioni che probabilmente non gli competono. Per cui noi a questo dobbiamo pensare che i nostri genitori ci hanno dato queste possibilità. Noi, per non dover vergognarci di dire ai nostri figli che non siamo riusciti a darvi un'opportunità, dobbiamo pensare di fare da apripista. Ecco perché mi piace sottolineare l'aspetto anche giovanile delle nostre liste. Noi abbiamo tutti i ragazzi, i più anziani probabilmente siamo io, Antonio Faleo, Gino Gatta, che faremo da apripista per loro, per consentirgli, di creare un modello di sviluppo completamente diverso, un modello di sviluppo del nostro territorio, dove si vadano a valorizzare le professionalità locali, dove si vadano a valorizzare quello che il nostro territorio ha dato, e cioè ragazzi che comunque sono in grado di presentarsi a tutti con un bagaglio culturale sicuramente da fare invidia a quanti probabilmente possono competere con loro. Un altro aspetto su cui ritengo dover sottolineare quello che è il nostro approccio politico è quello che noi, vi ripeto, dobbiamo utilizzare la politica come mezzo, come grimaldello per far realizzare e velocizzare queste nostre progettualità, non come fine, perché probabilmente questo, comporterebbe comporterebbe un travisare quello che è il nostro obiettivo finale, che è la realizzazione di questi progetti. Fondamentale è il discorso che noi stiamo percorrendo questo momento per tentare di dare risposte a chi verrà anche dopo di noi,
cercare di creargli un futuro, cercare di creare le basi per poter costruire un nuovo sistema di economia, un nuovo sistema che gli dia anche, come dire, dignità al lavoro agricolo. Per questo noi dovevamo sottolineare quelle che sono le professionalità. Oggi individuare un'attività sul nostro territorio può essere anche quella di creare consorzi e cooperative per dei lavori che stanno scomparendo, tipo la potatura, tipo, come dire, saper innestare, che in giro probabilmente queste cose si stanno perdendo. Allora diamo dignità a questi soggetti, capiamo anche che se riusciamo a portare dei vantaggi economici all'interno e nelle tasche dei nostri agricoltori, probabilmente potremo portare vantaggi a tutto il sistema economico, perché se sta bene l'agricoltore, se sta bene chi quotidianamente lavora nella terra e probabilmente non potrà usufruire delle 80 euro che andranno in busta paga perché la busta paga non ce l'ha, probabilmente questo metterà in moto un meccanismo di ripresa, un meccanismo che darà, come dire, sfiducia e spazio anche agli altri settori. Cioè, se sta bene l'agricoltore, che è il nostro, come dire, cavallo di battaglia, cioè se la nostra materia prima su cui noi andiamo a tirare il reddito, probabilmente innesta un meccanismo anche per gli altri settori che sono l'edilizia, sono l'artigianato e quant'altro, perché probabilmente con i soldi in tasca la pancia piena si ragiona molto meglio. Io volevo solo chiedervi scusa per, come dire, l'inizio, la mancanza di lucidità, ma come dire, c'è stato un momento di defiance, come dire, fisica proprio, so, perché probabilmente, no, più che l'emozione, è stato proprio un momento difficile. Ma anche perché volevo comunque ringraziarvi tutti quanti e tutti coloro che stanno partecipando a questa avventura, perché ci hanno messo del loro, ci hanno messo tutto il loro entusiasmo, hanno probabilmente in pochissimo tempo organizzato una squadra che non ci saremmo mai pensati di sostenere e di provare. E volevo sottolineare anche un altro aspetto. Ci siamo così messi a giocare in questo modo, anche contro quello che è stato un sistema. Io vi chiedevo prima di guardare bene le liste, no? Che stavano in giro, perché vi ripeto, erano tutti soggetti con cui abbiamo avuto a che fare, con cui abbiamo condiviso quelle progettualità, ma nel momento in cui gli abbiamo chiesto di sottoscrivere il codice etico di comportamento e il codice, come dire, della lista di appoggio, sono spariti, non c'è stato più nessuno. Probabilmente io penso che, come dire, ci fosse qualche altro interesse che altri hanno meglio, che hanno promesso con più capacità. Un altro aspetto che volevo sottolineare: noi stiamo facendo tutto questo, cioè abbiamo detto bene, mettiamoci in gioco, perché pensiamo che in questo contesto, in questo momento di difficoltà, nessuno possa venirci ad aiutare, nessuno avrà interesse a darci una mano, se non saremo noi a rimboccarci le maniche e cominciare a darci una risposta concreta su quello che riusciremo a fare. E questo è stato anche un modo per entrare, come dire, a far parte di questo contesto politico, e non abbiamo voluto, ecco perché la lista civica, no? Perché la lista civica? Innanzitutto perché, per evitare di entrare nei partiti a legittimare quello che non ci appartiene. Non ci appartiene, ma non perché riteniamo che, come dire, il partito non debba avere, anzi, è una funzione sociale importantissima, ma è evidente che anche all'interno, diciamo, di questi partiti, i partiti sono formati da persone, da uomini, e nel momento in cui questi soggetti, queste persone, sono pieni di arroganza, sono pieni di presunzione, l'arroganza, come dire,
di essere o di pensare di essere gli unti del Signore, cioè sono quelli che devono determinare chi debba fare politica o meno, questo evidentemente ci ha portato a fare questa scelta autonoma. Questa scelta autonoma che ci deve anche, come dire, far capire che probabilmente, come dire, la nostra autonomia fa parte anche di una libertà mentale che probabilmente gli altri non hanno. Noi siamo sicuri di poter scegliere con la nostra testa e di pensare a voler realizzare un progetto perché è quello che teniamo soprattutto, ma evidentemente gli altri non sono nelle stesse condizioni. Per cui io, come dire, nel ringraziarvi e sottolineare, come dire, e vi chiedo scusa per l'impasse iniziale che fisicamente ho avuto, per cui vi chiedo scusa per questo, vi volevo ricordare che abbiamo, proprio per modificare un modo di fare politica, un modo anche, come dire, di presentarci, per cui io non faccio l'uomo politico, faccio la persona che probabilmente in questo momento farà da apripista a un gruppo di persone che continueranno a prescindere dal risultato politico. Noi abbiamo dei progetti che dovremo realizzare. Se la politica, come dire, il mezzo, lo strumento politico del comune ci darà una mano a realizzarlo, probabilmente lo faremo in tempi più rapidi. Se invece questo non accadrà, perché la gente preferirà continuare ad avere quello che fino ad oggi ha avuto, probabilmente, come dire, si sarà accontentato di quello che gli altri gli hanno proposto fino ad oggi, e noi non vogliamo fare polemica con nessuno perché non ci appartiene, non siamo quelli che andiamo a giudicare, noi quel po' di energia che abbiamo pensiamo di riversarlo in progettualità, in situazioni, come dire, costruttive e non denigratorie nei confronti di nessuno. Per cui su questo io vi volevo ricordare anche gli appuntamenti di domani nei quartieri, per cui ci saranno comizi di quartieri che i rappresentanti, i consiglieri delle liste faranno domani alle 19.30 in via Turati, alla piazzetta dove si fa il mercato rionale, e in via Gianni Rodari, che diciamo è una parallela di via Ponticelli praticamente. Per cui quando sentirete questi ragazzi che si presenteranno, abbiate la bontà e la cortesia di accoglierli in maniera adeguata. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi chiedo ancora scusa e spero, come dire, di rincontrarvi in momenti molto più proficui. Grazie. Bravo!